La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci, nell'ambito del piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 e del processo di riordino della rete ospedaliera, ha approvato in delibera l'atto aziendale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila. L'approvazione di questo importante strumento, ha dichiarato Paolucci, consente di dispiegare la nuova programmazione sanitaria. Ora bisogna partire con le assunzioni che sono fondamentali per migliorare il servizio e dare una risposta al personale sempre più in sofferenza. Nello specifico, il direttore generale della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila potrà rendere conforme l'organizzazione dell'azienda sanitaria agli standard qualitativi previsti dal legislatore nazionale nel regolamento numero 70 del 2015. In sostanza, si legittima il direttore generale della ASL Sulmona Avezzano L'Aquila ad attuare tutte le parti dell'atto aziendale conforme agli indirizzi programmatici dati dalla Regione Abruzzo, con riferimento in particolare al decreto 79 che prevede il riordino della rete ospedaliera e delle linee guida. Inoltre, alla luce di comprovate esigenze organizzative ed assistenziali e funzionali, anche la riduzione delle liste d'attesa e dalla contrattazione del fenomeno della mobilità passiva. Il direttore generale della ASL potrà procedere all'attivazione delle unità operative sanitarie ritenute conformi alla vigente normativa e all'attuale programmazione.